polverarla. E d'altronde l'errore di Donnarumma sta proprio lì a monte, perché diciamocelo, trasformarsi in Paperumma non è stata esattamente una genialata. Ormai il danno è fatto e comunque Juve Milan sui social è stato uno spasso. La gufata della curva rossonera ha fatto breccia nel cuore degli utenti e rimarrà impressa nella memoria collettiva di grandi e piccini. Quattro pere difficili da digerire, soprattutto per chi tra i tifosi del Milan prima del calcio d'inizio ci credeva sul serio. Parlare prima porta sfiga. Questo è un errore che non si deve fare. Eh sì, parole sante, via però, il classico errore di gioventù, ma forse anche di mentalità. Prendete Buffon, a 40 anni ancora una fame di vittorie grande così, e se gli sfottò riservati a Bonucci non erano nemmeno quotati, non viene risparmiato neanche Gattuso. Insomma, la difesa del Milan è stata ballerina. Gigio protagonista indiscusso della rete della notte di Roma. La sua partita possiamo apprezzarla meglio in questo replay. E d'accordo, se non avesse alzato troppo il gomito, forse quei palloni li avrebbe presi. Invece è andata come è andata. Il suo indice di gradimento non è mai stato così basso. E questo sondaggio parla chiaro: tra una sedia e Donnarumma, i tifosi in porta preferirebbero di gran lunga la prima. Tanto che la domanda è: adesso quanto vale? 800 milioni, sì, cifre, sì, che fanno girare la testa. Sì, abbastanza. Questo sarà la Juve, forse ci farà un pensierino. In fondo all'Olimpico è stato lui, l'uomo in più dei bianconeri. Bastava solo saperlo prima. Portacci tuo.